Mister, allora bisogna sfatare questo. Sembra quasi diventato un tabù, mi riferisco chiaramente al PIT, insomma. Eh sì, i numeri dicono quello, però allo stesso tempo dobbiamo vederlo come un valore aggiunto allo stadio nostro, perché ci sono i tifosi della Casertana che, come ho già avuto modo di dire in altre situazioni, trovano il loro disappunto alla fine della partita quando le cose non sono andate bene, ma nei 100 minuti della gara tra partita e recupero. Sono vicino alla squadra, non sono neanche i mugugni che di solito si sentono in altri stadi, no? Durante la gara. Questi io non li sento, perciò la squadra non deve essere condizionata dal fatto che non ha fatto risultato nelle partite casalinghe, ma ripeto, deve vederla come una cosa, giocare al pinto deve essere una cosa più che positiva per noi. L'approccio a questa partita, dati più o meno confortanti dalla trasferta di fondi che possono essere poi riversati per questa. La prestazione è stata sicuramente positiva, avremmo meritato di più. Per occasioni create, anche per mole di gioco, e perciò dobbiamo ripartire da quello senza cullarci, perché alla fine abbiamo fatto un punto, non è che abbiamo vinto, e perciò dobbiamo. In settimana la squadra ha lavorato bene, e perciò ci aspettiamo un grande risultato sabato, anche perché penso che sia doveroso nei confronti della società e dei tifosi. Ecco, Padovan probabilmente ancora fuori, le condizioni di Rajčić. Valutiamo domani, nelle ultime ore prima della partita, cosa fare. Giustamente immagino già pronto il cosiddetto piano B, Sì, insomma, ci abbiamo prenderanno. altre soluzioni, anche se in questo momento Ivan, anche sabato, ha dimostrato di stare bene. Sarebbe importante se riuscissimo a recuperarlo. Nel caso contrario, sempre in 11 scenderemo in campo, perciò non dovrebbe essere una scusa quella, perché ovviamente gli infortuni ce l'hanno tutte le squadre. Il peso specifico di questa partita, anche in proiezione futura. Io onestamente valuto le partite tutte importanti perché valgono tutte lo stesso punteggio in caso di vittoria e perciò è importante perché vale 3 punti e soprattutto darebbe una spinta ulteriore e darebbe quella situazione di sabato, verrebbe, il punto di sabato verrebbe così esaltato e non così trattato in maniera così poco, con poca importanza. Infatti poi per peso specifico c'è cioè contestualizzato in questo momento Sì, questa è partita. ovvio che abbiamo bisogno della vittoria, però ripeto innanzitutto, dobbiamo cercare di ripetere lo stesso tipo di partita. Se giochiamo come abbiamo giocato l'altro giorno, secondo me possiamo vincere sicuramente. La regina, questa squadra come la interpreta, come la valuta, come Beh, è una squadra l'aspetta? molto dinamica, che fa del dinamismo secondo me la sua arma migliore, è anche abbastanza giovane, forse l'abbinamento dinamismo-gioventù è la loro arma migliore, e perciò poi sta ottenendo discreti risultati. Dobbiamo cercare di fare una buona partita se vogliamo vincere. Cosa evitare soprattutto contro questo tipo di avversario, contro questa regina? Beh, ripeto, è una squadra che fa della corsa, del dinamismo la sua arma migliore, anche dei giocatori abbastanza tecnici, e perciò dobbiamo essere tatticamente preparati ad affrontarli e dobbiamo avere più di loro la voglia di vincere la partita, perché giochiamo in casa e ripeto, deve essere un valore aggiunto per noi, non una cosa negativa. Per me A questo? Ok, a posto, in posto. bocca al lupo. Crepi.